Allora, l'album si chiama in realtà Innamorati della vita e non Innamorati, come molti dicono. E come nasce? Dal fatto che noi, Da un'esigenza, da voglio dire. un'esigenza o da un'urgenza? Più da un'urgenza. Noi non facevamo un disco da 12 12 12 anni anni, ben 12 anni. e non è manco, manca a dire che non era manco Sgt. Pepper il primo disco, quindi abbiamo detto, senti, dopo 12 anni siamo diventati piuttosto bravi, possiamo farlo veramente bello. E quindi ci abbiamo lavorato volentieri, molto di fretta. I pezzi li avevamo già scritti alcuni in passato, altri li abbiamo scritti mentre stavamo registrando il disco. E sono 11 tracce che mi sa che è proprio quelle che devono È essere. il numero Quindi, perfetto, sì. perfetto. Non una di più, non una Non una di di meno. meno. Giusto. È giusto. 11. Sì. No, cambiamo. Ah, si Dai. cambiamo, per gioco della sedia. Beh, siamo partiti da due che già avevamo, che erano Porto Badino, scritta e cantata da Flavio, e Bollino Bollino verde, Verde, che era Bollino una verde. mia di qualche annetto fa. Poi ne avevamo. Poi è nata Parabola. Poi c'è stata Parabola Ascendente, che è, Edoardo, sì, Edoardo Edoardo. Bannato, sta scritta allo Allora, stesso periodo. Lui ha scritto una sulle Smart TV. L'ultima su cui abbiamo lavorato, forse, è l'idea sua dell'Impunito, che è un l'impunito. brano che ci abbiamo messo un po', perché prima era un lentone, però era una rottura di scatole. Volevamo creare proprio quello che poi è uscito fuori, cioè una hit. Sì, capolavoro. Quindi ci abbiamo lavorato 11 tracce. Ah, poi ce n'è una che si chiama Ombre, che già Ah, esisteva, sì. poi Poi l'abbiamo un po' Lonza. riassemblata. Lonza. Lonza, sì, sono tutte Questa è la scala. canzoni Belle. belle, Fruttibili. belle, frizzanti e Croccanti. sì, entusiasmanti. Terza domanda. Mamma mia, Noi ci siamo ispirati sicuramente alla musica che ci piace, a prescindere da come sempre, come che è sempre. comica o meno. Poi di quelli comici a noi ci piacciono, ma in realtà c'è tanti. Sì, Mengoni. Ma poi sono gli stessi. No, per Mengoni è No, più proprio comico, comici. A me comico. È farete più più comici. surreale, più sul. Simpatico. Vabbè, chi sono quelli che ci piacciono? Gli Atlas Iannacci, Derivati, gli Iannacci, Elio, gli Elio, Estrelle. in realtà. Pochi No, non è che ci Renato. piacciono tutti, perché ci stanno un sacco I di persone. Gli Squallor. Squallor, Squallor. I Profilax. i Tiger, Sì, Profilax. i Profilax, i Sanculamo, gli Schiantos. Schiantos. Sapete che sono Bravi, tanti? bene. Quello è il nostro Tony substrato. D'Ambaro, Sì, Tony esatto, Tony D'Ambaro. Dampi. Cochi Renato. Cochi Renato. Sono finiti. La Iannacci. storia. L'ho La già storia della detto. comicità. Mai sta cosa. Come abbiamo coinvolto i feat? Allora, secondo me, innanzitutto ci faceva piacere a prescindere, però non è che tipo li chiami perché ti fa piacere. Noi c'avevamo, secondo me, l'Impunito aveva delle sonorità che ricordano i Pulp, che è un gruppo che so essere caro ai Baustelle, quindi ho detto, ma stai a vedere che qualcuno dice sembra un brano dei Baustelle, per sicurezza abbiamo Chiamiamolo. chiamato Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle, con un abile giro di parole. Lui è stato molto gentile a presenziare nel disco. Noemi, perché il nostro disco è fatto con la Warner, giusto? Sì. E Noemi. E quindi era giusto che ci fosse lei. Certo. E poi perché chiude lei, l'ultima canzone canta lei, quindi a un certo punto uno è pure stanco di sentire le voci Sempre il suoi nostro, sul insomma. basso. Sergio Castellitto, perché in realtà. Il pezzo in cui appare Sergio Castellitto è un pezzo di Flavio. E Flavio a noi ci ha sempre un po' ricordato Sergio Castellitto. È il nostro Da Sergio. sempre. Poi ho avuto modo di conoscere Sergio Castellitto, il motivo anche per cui l'ho coinvolto in questa cosa. Ma prima ancora di conoscerlo, per me la persona più vicina a Sergio Castellitto tra i miei amici era Flavio. Quindi per noi è stato un po' un chiudere un cerchio. Noi l'abbiamo sempre definito il Sergio Castellitto dei Pazzanicchi. Allora nella sua canzone era giusto metterci anche quello vero. Quello che Una cosa c'era. che capiamo in pochi, ma qui pochi. So contento. Godranno, So, sì, godranno. Ultima domanda. Io qua c'è stato. Ormai siamo stati Io uno. sono fatto Sì, pure dove non infatti. sono stato. No, raga, ognuno c'è una sedia dove non è stato, eh? Basta stare attenti. Esilarante. Caldo. Vediamo il Bello. bello. Solare. Frizzante. Molto ansiogeno, perché abbiamo per la prima volta, noi che veniamo dalla musica Quella suonata suonata, rock and certo. roll, Quella abbiamo curva. le cuffiette con dentro i Le che è sequenze. quello che fanno i musicisti Veri, quelli veri. veri.
quelli grandi. E... quindi ci accappotteremo sicuramente. Ci accappotteremo, avremo questi cose che a un certo punto li togliamo e torniamo al vecchio rock and roll, però al punk. Al punk. Esatto. E quindi no, sarà il concetto, speriamo di non perdere l'attitudine punk che avevamo quando avevamo 15-16 anni.